Che nessuno ricordi il tuo. No, non posso morire a casa di Mano d'Uomo. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Beh, allora ti lascerò nelle mani. Allora, Newton ha qualche parola da dirti. Esiste una cosa chiamata gravità. E tu adesso la vedrai col tuo corpo sfracellato da queste mura. Beh, il trono era mio. Una volta hai fatto il gradasso, hai avuto conquistato tutta l'Italia. Che ne sai tu? Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Sì. Ok. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Tranne Newton. Lui è potentissimo. Dai, basta. Andiamo nel presente, andiamo a prendere la mela. E adesso si va in un posto dove già siamo stati tanto tempo fa. Ma non è vero, io avevo l'armatura di Altair. All'ultima scena così, d'amblè, cambiamola. Nelle scene in cui ti travestivi. No, no, no. Restiamo con l'armatura di Altair. Qui, perché la scena finale, teniamo l'armatura di Bruto. Di Romolo. Ci siamo. È al Colosseo, dai. Andiamo. Saremo lì prima dell'alba. Un momento, quella porta non mi pare di aver visto Maniglia. Sì, sì, ci ha dato il codice. Magnifico. Ora ci serve una 1500... specie di chiave futuristica. Sembra si apra con un meccanismo vocale. Non ho mai visto nulla di simile. Cioè serve una password. Sì. Prova a fischiettare la quinta di Beethoven. La luce. Dannata rete elettrica europea. No, no, non è rete elettrica europea. È italiana. In Italia vai, ci schifo. A tutte parti. L'ho scoperto. Bokis. Dobbiamo trovare quella password. Non mi fa interagire, no? Il problema è che è morto. Non riesco a credere. Oh no, sei morto. Non ci hanno lasciato nessun indizio, non ce l'hanno fatto vedere all'inizio. No, no. Andiamo qui sopra. Chissà se ci ha lasciato qualche indizio. Qui. Oh no, 1419. 1419. Ehi, forse ha a che fare con questo. Dai, il triangolo, la Trinità, i vari nomi di Dio, sì, sì. Il Colosseo è stato costruito nel 72. Il simbolo è quello sulla porta della cripta. 1419, 1420 e 21. E se non fossero date? 1419. Oh mio Dio. 1420. Cosa? Dio. Oh mio Dio. Cosa? Dio. Dio. Avanti, oh, mio, quanto sono va potente, bene, mi ricordo le cose. Il tetragramma, i 72 nomi di Dio. Vedete? Sono tutti contenuti in tre versetti. Esodo dal 19 al 21. E sentite questa, vi piacerà. Riordinando le quattro lettere del nome di Dio nell'alfabeto ebraico all'interno del triangolo equilatero, la loro somma equivale allo stesso identico numero. 72. 72. Ne sei assolutamente sicuro? Beh, questo è il motivo per cui lo dico a voce alta, Rebecca. Ma non sono ancora arrivato al bello. La aspetta, costruzione del Colosseo è iniziata nel 72. Nell'anno 72. Abbiamo la password. Sean, prendi il furgone. Dai, Lucy. Dai, come on. Andiamo al Colosseo. E tu però lì ci rimarrai. Perché rimarrai chiusa lì. Ah ah. Ah, che bello il Colosseo. Nell'epoca moderna. Déjà vu. Già. Però andiamo. Qualche secolo dopo, e Desmond. Noi che facciamo? Potreste aver bisogno di uno storico là sotto. Ha ragione Sean, le gallerie portano sotto il Campidoglio. Però tu non sai fare parkour. Mi aiuterò a trovare un'altra entrata. Sta attento, Desmond. Ah, quindi me la faccio da sola, la... Ah, non ci provare, l'ho vista la tua auto. Maschilista Sean, non vuole che guidi una donna perché ha paura che la sfasci, la scasci.
così, così. E adesso si fa una semplicissima Lucy, cosa. Lucy, mi sto dirigendo verso l'entrata. Ok, bene. Seguire i tunnellazzi di mamma Ubisoft. Grazie, me lo ricorderò. Comunque, quanto è figo andare. Se non mi sbaglio, una persona normale non potrebbe entrare nel Colosseo e fare quello che vuole. Poi soprattutto di notte, vandalismo. Non posso credere questo. Che sto per tenere in mano la mela. È stato un lungo cammino, te la meriti. Io ero finito le missioni di Cristina. Sembra un vero labirinto. L'ipogeo conteneva il primo vero amore di Ezio. È definita che è morta. Buono sapere. Perché quando ci fu l'attacco a Savonarola su Assassin's 2 è stata uccisa. Tu cerchi di salvarla, però non riesci. Se volete, tanto sono le prime 3-4 missioni, l'ho fatto in live, ma non so se il VOD è ancora attivo. Le ultime due video, allora? Le ultime due missioni le facciamo. Se lasciate almeno 2 mi piace, mi sa tanto vi porto che la missione di 72. Caterina. Tanto sono 5, sono easy da fare. Non ci sono neanche missioni secondarie. È il codice della porta. Qualcuno vuole assicurarsi che lo scopriamo. Ok, vi ricordate questo posto? No? Questa era l'entrata di... Ok, torno su un terreno familiare. Sì, sì, dobbiamo utilizzare l'occhio dell'aquila. Assassino. No, non domenne. Non si fa... Questa era la tana di Roma, la tana che sta sotto il Colosseo di Romolo. Che mentre la facevamo dicevo, ehi, vi ricordate questo posto? Ecco, sarà molto molto importante. Gli enigmi già li abbiamo risolti di regola, ai tempi. Ah, Juno! Buongiorno! Affidiamo a questo spazio l'epilogo della nostra fine. Che venga scoperto da una persona meritevole. Che la guidi, che determini i suoi progressi, che salvi il mondo che ci lasciamo dietro. Chi sei? Come chi sei, Giunone? Ma te avevo parlato pure... Niente. No, quale... non mi ricordo se già aveva parlato con Desmond. E qui ci sono le quattro colonne, in quindi... In principio fissammo le nostre verità sulla pergamena, sulla pietra. Nei ricordi degli uomini. Questi si rivelarono troppo deteriorabili, distrutti dal fuoco, alla fame, agli allagamenti. Il mondo è nuovamente innocente. Come sempre, giuro. Sì. Credo di aver trovato un'entrata. Ok. Eh sì, perché qui sotto c'è. Vi ricordo che c'è un tempio di Giunone. Incontriamo Giunone. Poi la cosa più interessante è che c'è... Noi ci stiamo facendo tutto so sbatti, no? Bene. Ed è... Lucy, Rebecca e Sean... entrano dalla fottuta porta. Ecco, e siamo in una chiesa. Sottoterra. No, bugie. Ecco, andiamo ad aprire la porta. Perché noi ci facciamo il culo. Noi entriamo nel Colosseo, facciamo gli enigmi, parliamo. Io ti picchio, Sean. Santa, ecco perché Maria ti bullizzavano. Vedete le colonne lungo le navate? Sorgono su rovine romane. Pare che questa chiesa sia stata costruita sopra un antico tempio di Giunone. Eh sì. Bello il soffitto. Ti piace il soffitto? Oh, certo che sei un'affascinante compagna di viaggio. Intanto poi ti sposi con lei, coglione. Fate così i saputelli.
Sì, adesso andiamo ad andare là sopra. Non c'è una cosa che sbrilluccica. No, no. Oh, allora noi restiamo qua giù, Perché dai, arrampicatevi, facciamo lavoro di gruppo. Perché devo fare soltanto io le cose? E qui iniziano i veri cazzi. Perché Desmond, come soggetto da manovrare, è la cosa più scomoda del mondo. Perché fa quel cazzo che vuole lui. Non ne creiamo per essere saggi. E ora sono la nostra unica fallace speranza. Loro siete voi. E lo so, cara amica Giunone, voi però... Voi possedete le potenzialità per comprendere. Ma avete distrutto... Voi eravate potenti. Voi li avete rivolti contro voi stessi. Noi abbiamo distrutto ciò che potevamo e nascosto il resto. Sì, nei vari tempi che... abbiamo visto nel primo capitolo che sono sparpagliati tutto il mondo. Poi con il DLC che quel codice, avevo ragione io, sono le coordinate. Se tu clicchi su Google e metti quelle coordinate su, parlo del DLC della scomparsa di Leonardo, se dici su Google c'è un posto, una voragine vicino a New York, vicino a New York c'è il tempio. Non tutto. Quasi tutto. Basta poco per stravolgere gli Assassin's Creed 3. Questo è un posto sicuro, eterno, per conservare oggetti, parole, saggezza. Ho visto che è eterno. È nuovo come, non so, come se non fosse accaduto nulla in questi, tutti questi secoli. Possiamo distrarlo. Possiamo attraversarlo con lo sguardo. Schivare a sinistra quando colpisce a destra. Che cosa? Ma prima o tempo? Poi ti raggiunge. È inesorabile. A morte? Non possiamo sfuggirgli. E invece questa volta Desmond è stato intelligente. Ce l'ha fatta. Ecco qua. E adesso ci dovrebbe stare. Sì. Salve. Non c'era nelle planiche. Un ascensore. Vieni qui. Sto arrivando. Tu pensa, in questo momento Desmond non sappia arrampicarsi e devi fare per forza questa cosa. Come cazzo fai? O ti porti una scala grandissima, è un piccolo, o ti tacchi al grandissimo fischietto. Se l'Animus non era stato così OP da avere l'effetto osmosi, da procurare l'effetto osmosi. Perché la dinamite? Devi andare lì sopra per attivare il meccanismo. Vedi lo sciolo come si sta cacando sotto. Va Desmond! Dai che non è finito il momento di arrampicarsi, dai. Sì, beh, se ci vuoi uccidere devi sforzarti un po' di più, bello mio. Beh, qualcuno morirà. Però non sarà... cosa della volontà di Desmond, sarà Giunone che farà cose cosose. Ed eccolo, il portone. Ho sempre ragione. Ma quel vicolo cieco? Mai successo, sono stato frainteso. Sì, sì, pezzo di merda. Qui si andava al... a dove stava nascosta la chiave per le cose di Romolo. Qui invece non c'è un cazzo, perché è dall'altra parte sopra che c'è un glifo. È un simbolo di un glifo. E adesso ci credi sono il triangolo. Dillo e basta. Ok. 72. La magia, l'illusione, la tecnologia di Ezio. Grazie all'uso della mela dell'Ene. Uh,
dopo di te. Sì, tanto voi resterete ancora qui. Ragazzi, dovreste vederlo. Vedi qua che figata questo tempio. Che cazzo è successo? Ah, ok, la telecamera. E lì c'è la nostra cara amica Mela dell'Eden. La Mela sembra stare al centro. Sì, dobbiamo fare una cosa a tempo adesso. Yeppi. Meglio scoprire dove sono quei templi. Cazzo ridi, Lucy, cazzo ridi. Premi comando. Forse puoi attivare la piattaforma. Non mi ricordo se era. O magari trasformerai questa stanza in un'astronave. Perché se andavi quello sbagliato era quello. E ancora non ci conoscereste. Voi avete 5 sensi. Noi 6. Uno l'abbiamo tenuto per noi. Per sicurezza. E qual era? Non mi ricordo il sesto. Potrete provarci. Intuire. Potrete vedere. Che l'occhio allora, dell'aquila. Assaggiare, toccare. Udire, ma non il stesso senso. Dopo, quando il mondo fu disfatto, provammo a ricostruirlo tramite istante. Sì, ho sbagliato. Vabbè, mi ricordavo che era destra sinistra, destra sinistra. Sentivate le parole, ma non sapevate. Perché stavo dicendo del sesto senso, l'occhio dell'acqua, perché soltanto coloro che sono. Che hanno il sangue Isu sono stati allo. Vicini ai tempi in cui erano vivi Isu, ovvero Giunone, Minerva e compagnia bella, hanno il potere dell'occhio dell'altro. Gli altri umani come noi questo potere non l'abbiamo. Sì sì, Giunone, parla, per fortuna ci sono i sottotitoli, non si capisce un cazzo quando si attivano sti cosi. È dura restare imprigionati. Sapere le cose come noi. Ti stiamo aspettando, Desmond. Tu verrai qui. L'attiverai. E saprai solo quando sarà troppo tardi. Che cosa, della fine del mondo? Ma come cosa? Sta parlando da mezz'ora. Ok che ci sono tutti sti rumori, ma manca fa così. Ok, adesso si attiva la scalinata magica da sotto il terreno. Parapom! Bella sta scena. Pensare soltanto che era il 2010. Non posso credere che siamo qui. Ticchi ticchi ticchi. Piano piano, perché ci dobbiamo godere il momento. Vedi là che figata fecero quelli di Ubisoft. E hanno fatto la stessa identica cosa 10 anni dopo su Valhalla. Che Laila riceve il frutto dell'Eden e poi muore così. Vuoi che chieda qualcosa? O che pensi a qualcosa? Poi Desmond su Assassin's Creed muore. Su Odyssey riceve il bastone di Hermes. Sicuro di aver chiesto la cosa giusta. Lo conosco quel simbolo. Sì, sono tutti i glifi che ci aveva mostrato il signor soggetto 16. Quello è l'occhio massonico. Questi due simboli si trovano insieme in un solo posto. Oh no! La mela! Il tuo DNA si è unito alla mela. Tu l'hai attivata. Liberatemi! Il 72esimo giorno prima del momento del risveglio. Tu, nato dai nostri lombi e dai lombi dei nostri nemici. La fine e l'inizio, colui che aborriamo e a cui rendiamo onore. Bene. Il viaggio finale ha inizio. F per respect per Lucy adesso. Era non c'è visibile. La croce oscura l'orizzonte. La croce templare. Lucy, che stai facendo? Tic. La via deve essere aperta. Perché ci hai tradito? Non puoi sfuggire al tuo compito. La bilancia tornerà in equilibrio. È bello, hai fatto la doppia faccia, perché quando stavi all'Abstergo e hai fatto la doppia faccia. Tu sai molto poco. Dobbiamo guidarti. All'Abstergo perché ci hai aiutato. Poi hai fatto la doppia faccia su di noi perché vidi che ti ha. È bello che tu eri la capa.
Eri a stretto contatto a William, nostro padre, il capo dei templari dell'epoca moderna. Desmond, per forza, ci sta tradendo. So che la ami, però Lucy ambocca a Mamet. È fatta. La via è aperta. Soltanto lei va a trovare. Traditrice. Adesso. Risveglia il sesto. Vai. Da solo. E finisce così. Assassin's Creed Brotherhood. Con questa scena fighissima. Io che, avendo giocato, ripeto, questo è il mio secondo Assassin's Creed in generale, non conoscevo né Desmond, né Lucy, né Rebecca. E tu dici, ho ucciso questi io. Ok? Sti cazzi. Che cazzo è? Che poi mica ho fatto tutte le missioni secondarie, no? Spam di missioni principali, quindi manco a dire vai lì, scopri chi e leggere le email. No. Rush. E ripeto, con questa host spettacolare. No, non è vero, non abbiamo finito qui. Stavo dicendo che con questa host finale si può concludere la cosa cososa. No, perché dobbiamo prendere ancora un glifo. È stato di shock. Non abbiamo scelta. Rimettilo nella macchina. Ma l'Animus gli ha fatto questo. Sono io l'esperto o no? E questo è il nostro caro amico William Miles. Papà. Che non ha avuto bei trascorsi con suo figlio Desmond, eh. Tu rivedi dopo tanti anni tuo padre, cosa ti fa? Ti scaffa nell'Animus. Poggers. Pam pam parabam pam parabam pam pam. E poi vedremo cose cosose su Assassin's Creed Revelation con Ezio Auditore, ultra cinquantenne, nell'amata Turchia, Istanbul, Costantinopoli nel 1509, alla ricerca delle chiavi nascoste da parte di Altair, no, create di Altair, nascoste da Marco Polo. Fregitr. Senza la Domenica. Fregitr. Ah, una lama nel cuore. Ce l'abbiamo fatta, let's go. E adesso si va di nuovo a Castel Sant'Angelo, però per fare una piccolissima cosa. L'ultimo cososo. No, quello è il sole. Ah, eccolo! Abbiamo trovato. Non lo vedo. Abbiamo trovato l'ultimo glifo, però. No! Potevo fare una bella cosa. No! Inventario ottenuto, no! Qui c'è il signor Desmond. Potevamo fare. Utilizzare Desmond come cosa. No. No. Che palle. Se avessi completato l'ultima sequenza al 100%, se quella missione non si fosse buggata. Dove sei stato? Mi sei mancato. Sono sempre stato qui. Sono andato a fare due sequenze di missioni principali. Non ho fatto granché. Sì, dalla mela, da un quadro della mela dell'Eden. Una cosa che così se per sé già non si capisce un cazzo. Io la dovrei aggiustare, no? Ah, mi volevano fregare invece. Così.
Cluster 10. Perché è uscito? No, aspetta, no. Devo fare di nuovo i pianeti. Ma devo rifare tutto sto coso. Ok, fatto più velocemente di noi. Eh sì, perché sto gioco tutta la volta stavo facendo la quarantina. L'ultima cosa. Centri del ragionamento attivi. È uscito. È uscito dall'enigma il gioco. Sì, d'amble. Qui cos'era la Torre Eiffel, Bucky Campale, Pakistano, questo. E questo, sì, easy. Caricamento. La password, mo il cazzo. È questione di genetica. Sono nati in una certa posizione. Noi dobbiamo solo aiutarli ad accettarlo. 89 5 334. Fra poco arriva 200. Infatti. E qui 21. Dai, easy. 2 secondi si fa. Perché sto gioco, quando è fatto bene, eh? Caricamento. Questo se non si può saltare il dialogo. Vabbè, qui era così. 1, 2, 3, 4. Easy, fatto di nuovo. Se stai ascoltando questa registrazione, caricamento. Okay. E adesso abbiamo... Sì, questa cosa però è da figli di puttana, eh? Prendere la cosa e metterla fuori. La reprimi. Dai. Dai che qui facciamo l'ultimo... Zona di quarantena. Sto facendo questa cosa, carina e coccolosa. No, doveva uscire... Ah, forse perché ho schiacciato esci. E sarei stupido, saranno stupidi quelli di Ubisoft che l'hanno messa vicino all'ultima cosa, no? E di? Che stronzi! Quarantena terminata. Avrò schiacciato sicuramente chiudermi, mi ha chiuso il... Ok. Adesso non mi ricordo totalmente che cos'è la verità. Ah! Colo. Sta... Nel L con l'apostrofo ese. Esecuzione. Qui non c'è nulla. Che strano. Io vedo una gran quantità di dati. Cosa significa il miracolo sta nell'esecuzione? Ah, il miracolo, ok. Non lo so, una specie di commento sul nichilismo? Beh, se la magia... Ci prende in giro. A meno che... Dobbiamo entrare nel... Non è un video. Aspetta. Deve entrare direttamente dentro. Avvialo dai. Quando sei pronto. Invio. Vuoi attivare questo file? Tutti i progressi dell'ultimo punto di controllo andranno persi. Sì, tanto ho finito il gioco, che devo perdere di più. Adesso siamo nei panni di Desmond Mines. Dobbiamo arrampicarci e fare cose. Ma non mi ricordo totalmente... Se non mi sbaglio c'è il signor soggetto 16 che ci parla, ma non mi ricordo che cosa ci dice. Mamma mia. Qui saliamo. Ma, sì. Dovrebbe essere il simbolo degli assassini questo, però potrebbe essere anche a forma fallica, eh. Però questo è il propulso. Ma non lo diciamo a quelli di Ubisoft. Noi saliamo, salirò fino a quando sale, però... Yeah.
Rivediamo la luce. Riprendiamo questi cosi. Toc toc toc. Dai, piano piano ce la faremo, eh. Altre scale, perché sì. Compilazione sottosistemi. Infrastruttura. Ce l'abbiamo fatta dopo un paio di bug. Tendini. Perché non mi faceva andare sopra. Cuore. Voce. Il soggetto 16. Sì. Sì, soggetto 17. Tu sei morto. Ho visto il tuo sangue. Non c'è tempo. È molto più tardi di quanto pensi. Troppo tardi per salvarlo. Chi salvare chi? Lei non è chi credi che sia. Tutto ciò che speri accada, tutto ciò che hai di caro, è già perduto. Spiega. Lei, Lucio, o lei, Giunone? L'Eden. Lei. Nell'Eden trova Eva. La chiave. Il suo DNA. Vedi, di questa cosa poi non si è non posso. Saputo nulla. Il sole. Solo. Dio, del suo DNA. Nemmeno. Hanno continuato la cosa di Giunone. Fino a non Black andare. Flag. Io sarò con te fino alla ogni fine. Tanto esce la sua voce, pure su Valhalla, mi ricordo. Nei giochi anche precedenti, forse. Ma Dieva! Ha perso la tua notorietà. È morto Desmond. Rip. Non si è saputo più nulla. O sbaglio? Però Revelation devo contare che non ho mai fatto tutte le secondarie, ricordi Desmond, quelle cose del genere. Ma perché mi devi picchiare a me? Quindi abbiamo finito. Abbiamo finito tutto ciò che si poteva fare su Assassin's Creed. Bro, mi mancano due trofei. Ovvero, ottieni 100.000 d'oro con l'economia delle Roma, quelle easy. Ti metti in FK ogni 20 minuti, investi su una cosa che ti produrrà almeno quello di 5.000 fiorini. E un'altra che è leggermente più complicata, ovvero vinci 10.000 soldini ai dadi. Però non lo faremo in live, non lo faremo neanche oggi perché è quasi 3 ore che sto in live. E ciao, addio. Ah, e credo che la prossima live cominciamo a Assassin's Creed Valhalla. Non il gioco se per sé, perché già ho portato il gameplay, tutto. Comincio l'ultimo DLC, ovvero l'alba del Ragnarok. Addio.